Tre anni fa il comitato regionale da lei presieduto organizzò la finale Under 16 proprio qui ad Albariatica. A tre anni di distanza ci si ripropone organizzando l'Under 19 maschile. Cosa significa per lei questo dato? Ma è un dato molto importante, che significa la credibilità, ribadisce la credibilità che il nostro comitato, ma grazie anche al comitato organizzatore locale, si è creato in questi, con la propria attività e con la propria dimostrazione di saper fare. La FIBA ci ha ridato questa manifestazione molto più importante. Un under 19 maschile significa, da un punto di vista tecnico e qualitativo, una manifestazione di altissimo livello, che tra l'altro fa da antipasto succoso a quella che sarà la finale del campionato europeo under 20. Quindi molti di questi ragazzi, giovani atleti che vedremo qui in Val Vibrata in questa manifestazione, qualcuno ne ritroveremo senz'altro nella nazionale under 20, che sarà protagonista a settembre del campionato europeo di categoria. Quindi per noi è un motivo di orgoglio, ma è anche un impegno e un voler ribadire con forza la capacità di questo territorio di dare risposte importanti in termini sia di impianti sportivi, ma soprattutto di impianti di accoglienza turistica, quindi alberghiere, ristorazione, territorio, al fine di valorizzare sempre di più quello che io definisco il sistema Abruzzo. Perché oltre a seminare una crescita da un punto di vista dei nostri giovani, delle nostre atleti, che poi saranno, come ho detto prima anche nella conferenza, gli uomini della nostra città, e quanto sia anche importante tramite lo sport far conoscere il nostro territorio e tutti i valori, ma anche le bellezze architettoniche, dal punto di vista enogastronomico sul territorio, quindi promuovere il territorio. È importantissimo, oggi si sa che attraverso anche le attività sportive si può promuovere il territorio, ma ha una doppia valenza, perché i valori che lo sport promuove penso che siano dei valori universali, validi per tutti quanti.